Cominciamo per favore, carissimi amici pittori, anche quest'anno ci siamo per la 23esima edizione della rassegna d'arte ciechi contro l'identità. Se riusciamo a fare tutto questo è per la vostra collaborazione. Ringrazio il sindaco che ha voluto anche quest'anno fortemente la rassegna, insieme all'assessore Mario Scalisi e all'amministrazione tutta. Quest'anno la partecipazione parte con 60 artisti, tra questi artisti molti sono giovanissimi quest'anno, abbiamo fatto una scelta accurata di giovani, quindi un applauso. Prima del sindaco vorrei fare uno stacchetto musicale e presentare due grandi miei amici, anche loro espositori dell'arte, e sono Patrizia Dallarico, in qualità di cantante, che si trova su questo disco, fanno parte della nostra famiglia di artisti, quindi prego. Presso questa galleria.
Io non voglio andare oltre, voglio semplicemente ringraziare il maestro Greco per tutto quello che ha fatto e vi prego di fare un grande applauso. Giornate che organizza durante l'anno non solo qui a Cieli ma in tutta la Presila, sono insomma il segno tangibile del suo impegno e questa volontà di portare l'arte e la cultura nella nostra terra. Ovviamente voglio ringraziare tutti voi, tutti gli artisti che hanno partecipato, il professore Nimbo, il caro amico di Giovanelli, Mario Scalise che è l'assessore alla cultura e vi auguro una buona mostra. Grazie a tutti. Adesso tocca a una grande persona, illustra della mostra, ed è il professore Nimbo, il nostro carissimo amico ormai abituale, non vuole chiamato il critico l'altro, però secondo me è molto meglio che il critico l'altro. Il docente al liceo classico Bernardino Telesio è una grandissima persona per me, è un amico per te. Grazie professore, per la parola. E tutti i nostri professori, il quale visualizza tutti gli angoli e tutti gli eventi storici della nostra. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a voi tutti. Prima che si viaggi insieme a voi e grazie alle emozioni che ogni anno riuscite a donare a me come a tutti coloro che possono ammirare la vostra arte, mi sia consentito questo piccolo momento ma sentitissimo in cui ovviamente ringrazio il maestro nonché direttore artistico Luigi Greco per tutto ciò che ogni anno dona a me come dona a noi tutti. Ringrazio ovviamente l'amministrazione comunale nelle figure del sindaco e dell'assessore alla cultura che sono sempre con la loro ospitalità motivo di quell'accoglienza che dal mondo greco al nostro meridione ci accompagna puntualmente. E come credo che sia sentito e doveroso nel senso della memoria, mi piace ogni anno, dall'anno scorso in poi, avere quel pensiero di luce di colei che, in accordo e rispetto al maestro Greco, ricordiamo come ormai la nostra madrina di questo evento, che è la signora Franca, moglie di Luigi Greco. E mi sia consentito, perfettamente in sintonia con il maestro Greco, un momento di ricordo e vi chiedo anche un sentitissimo applauso per un artista, un gigante che Messer Orsonno ci ha lasciato, che era una puntuale e grandissima presenza qui con noi, Raffaele Codaro. Il maestro ha realizzato una rassegna di cui voi artisti siete una componente viva e protagonisti capaci di toccare cuore, mente e spirito. I vostri linguaggi artistici, i vostri soggetti, le tecniche, gli stili, mezzi e materiali si sono palesati ai miei occhi e al mio animo, sapendo comunicare, evocare, emozionare colui che in fondo, come ha già ribadito il maestro, si sente solo un amante dell'arte, un appassionato che come tale esprime il suo pensiero e lo condivide. Ogni anno la vostra arte, racchiusa in voci artistiche differenti e per questo uniche, con il proprio posto nella dimensione corale di cui il maestro Greco è puntualmente corifeo e deus ex machina, è stata capace di suggerirmi di impatto e con immediatezza il titolo ideale che questa rassegna, secondo il mio umilissimo parere, potrebbe avere, che è quella di fantasmagoria di segni e di colori. In effetti, come se avesse avuto una successione di apparizioni alla luce di una lanterna, si è palesato ai miei occhi un susseguirsi di immagini, di colori, di oggetti, di materie che hanno colpito vivamente
le capacità intellettive e immaginifiche, i sensi e la fantasia. Tutto questo pronto per lasciarsi leggere ed interpretare in una chiave che può essere letterale, simbolica, allegorica, analogica, secondo quello che voi stessi artisti avete inteso farci giungere. Tra sacro e profano, tra figurativo ed astratto, tra geometrico, surrealista, onirico, classico, nella vasta gamma di tecniche, stili, sperimentazioni, sia materiche che cromatiche, avete espresso il vostro diverso sentire artistico, che vi rende un ponte umano per l'arte come forma di conoscenza e di consapevolezza e al contempo un tramite per entrare, per esplorare i meandri dell'ispirazione, dell'intuizione, per rendere materia ciò che è idea o addirittura l'indefinibile che si agita dentro e che chiede espressione. Voi siete come una chiave di lettura della realtà e ci aiutate nella sua interpretazione, per cui è indiscutibile la vostra nobile funzione etico-sociale e civica accanto a quella propriamente estetica. Il termine fantasmagorie si lega efficacemente alla visione dell'opera d'arte come qualcosa d'altro al di sopra e al di là dell'essere cosa. Essa è tale perché rende noto e rivela qualcosa d'altro, e da qui i tratti di simbolo ed allegoria che ad essa si legano. In tale visione, che potremmo dire heideggeriana, la vostra opera dà luogo a quell'apertura, a quello svelamento che fanno giungere alla verità di quanto realizzato. La rassegna, grazie al vostro contributo artistico, rivela puntualmente la poliedrica, multiforme, complessa realtà umana e cosmica che avete espresso con talento e professionalità, con passione e sentimento, con studi e sperimentazioni che attraverso scorci paesaggistici, nature morte, emblematici alberi, segmenti vitrei di una finestra, viali prospettici, maternità ed abbracci, figure tratte dal mito o dalla storia, omaggi e dediche a immagini sacre o a personaggi, occhi che rivelano, denunciano nel silenzio, oppure presenze di bambini e rappresentanti di etnie che fanno riflettere sul senso dell'umano, o ancora animali reali o metaforici che rimandano al senso dell'età ferina rispetto a quella presunta definita evoluta e civile. E ancora, la presenza di una locomotiva nella sua dimensione reale e metaforica di viaggio sono tutti esempi di momenti d'arte vissuti da voi e restituiti a noi come pagine preziose da contemplare e da cui ricavare spunti di riflessione. Sono più che mai appropriati i versi della poetessa Elisa Biasi, che ha dedicato un componimento da definirsi topico per la calzante raffigurazione del momento creativo e dell'ispirazione che sale da quel che si mostra ed è assunto, interpretato e metabolizzato fino a rendere presenza materica in chiave pittorica e scultorea. I suoi versi dicono: quelle ore trascorse seduto ad inseguire sogni, forme che nascono dal desiderio e passano per le mani, ogni linea, colore, parola, corpo, prato, mare, nuvole, guerrieri ed amanti, ogni cosa riflette un'anima ed il limite, ogni opera è uno scontro, la creazione è un tentativo orfano di pace, qualcosa spinge laggiù per apparire, forza, ossessione, passione, brucia come un fuoco che non lascia alternative, è da quell'oscurità che nasce ed è il silenzio della ragione ed è la meraviglia dell'alba del mondo ed è la perfezione della vita attraverso un uomo, un artista soltanto. I versi rievocano quell'intuizione artistica attraverso cui si ricorre ai recessi della propria soggettività per restituire in chiave universale quel che dal buio è riportato alla luce. Voi artisti, attingete alle vostre profondità dell'essere per far riemergere aspetti ed elementi, segni, destinati a tradursi in linee, in colori o materia scultorea. Essi fanno giungere a noi significati, risonanze, segreti, corrispondenze che da artisti quali siete riuscite a comunicarci o comunque ad evocare, perché noi le possiamo cogliere. Come pittori o scultori, voi sapete rappresentare
guardate non solo quello che è davanti a voi e a noi, ma anche quello che dite e vedete dentro. In tal senso sentite l'arte e la rendete luce, immagine che apre mondi e universi, è il segno di una sintesi che arriva e che riesce a dire e a farsi capire. Le vostre opere indossano una sorta di veste corporea che ha preso forma da un concetto, da un'idea, da uno stato d'animo, addirittura da qualcosa di ineffabile. Tutte fonti di ispirazione che fanno pensare ad un procedere per sentieri che si diramano e arrivano a mete mediante linguaggi artistici che possono dirsi classici e tradizionali, oppure mediante quelli nuovi e diversi, con usi di mezzi e materiali sempre più innovativi e aperti alla sperimentazione. Questi confermerebbero l'evoluzione dell'arte, proprio quella definita contemporanea, che per il critico Savinio può essere intesa come un processo evolutivo di una entità atemporale. Ed è come se la vostra arte appartenesse ad un solo ed eterno presente. E questo si sprigiona a partire dal vostro principio germinativo, da quel concepimento artistico che è l'ispirazione e che gli orientali visualizzano nel soffio e noi occidentali nel respiro dell'opera, in quella che è la sua esecuzione e la sua ricezione. Non a caso il grande Tiziano nel 1559 a Filippo II così diceva: «Io non mi appago mai delle mie fatiche, ma cerco sempre con ogni industria di pulirle e di aggiungere loro qualcosa». Come dice efficacemente Tiziano, il vostro legame con l'arte non è mai un appagamento, ma è sempre una tensione, un anelito, un palpito. È l'atto creativo che parte da un'ispirazione e che diventa intuizione, illuminazione, folgorazione e di là una ricerca e una scoperta continua, una rivelazione, un disvelamento. La perfetta e compiuta realizzazione di una vostra opera d'arte sta proprio in questa pienezza di tensione e mai di appagamento, perché altrimenti se vi è soddisfacimento, se si è pari, è come se esaurisse quella fiammella che alimenta la vostra ispirazione e il vostro atto creativo. E proprio nel momento in cui voi ci conducete attraverso i vostri colori, le vostre linee, i vostri segni, in un mondo ideale, fantastico, realistico, iperrealistico, facendoci credere di allontanarci dalla realtà, in verità ci consentite di ritrovarla in modo sorprendente e di fare i conti con essa tramite un confronto, riflessioni e interpretazioni dei suoi tratti. Voi tutti, artisti, rappresentate la realtà umana e fisica nei suoi aspetti e condizioni, inducendo noi tutti a considerare ogni elemento e guidandoci idealmente nella decodifica e nella comprensione. Voi artisti vivificate le vostre opere di senso, di quel significato che esprimete organizzando i dati, gli elementi, i segni, in un linguaggio che occorre decodificare mediante quel metodo interpretativo che giunge dalla vostra volontà di condivisione. In tal modo si arriva alla conoscenza di ciò che le opere racchiudono e si riesce a comprendere, attraverso le soluzioni che proponete, la vostra stessa produzione artistica e ciò che avete inteso realizzare. Per noi, che dobbiamo accostarci alla vostra pittura e scultura non come viaggiatori di passaggio o turisti frettolosi, ma come pazienti e desiderosi, appassionati, con lo spirito però di discenti, voi appunto vi rendete pari ad una guida per un viaggio interpretativo lungo i sentieri che avete tracciato sulla tela o nella materia scultorea. Siete la conferma di essere figure speciali, capaci con le vostre opere di aprire vedute nuove sopra mete non ancora raggiunte e di racchiudere nei limiti materici e fisici di un'opera la visione di un'oltre, di un altrove, di quell'infinito di cui la vostra tela si rende sintesi corporea e frammento dell'infinito stesso. Come ricorda Kandinsky,
Voi siete la mano che fa vibrare l'anima. E il vostro compito, secondo le parole di Schumann, è quello di illuminare la profondità del cuore umano. E ancora, per riprendere Kandinsky, la vostra arte è quella forza con un preciso fine, quello di servire allo sviluppo e all'affinamento delle nostre anime. Per tutto questo arrivi a voi la nostra riconoscenza e gratitudine, il nostro omaggio sentito, i nostri infiniti grazie. Dipingere significa comunicare, mandare in giro un forte messaggio che ha in sé una forte rilevanza educativa, cioè educa al bene comune, la pittura. Per non parlare poi delle diverse sfaccettature della pittura, i colori, i contenuti armonici che aiutano a distendere la persona, cioè contro lo stress, per migliorare lo stato psicofisico, tutta una serie di cose. Bisogna parlare di questo, cioè non è solo l'impegno dell'artista, ma nel messaggio dell'artista, della sua opera, c'è un libro aperto che bisogna saper interpretare e possibilmente saper anche rispondere. Voi sapete dove siete? Accedi. Sapete che cosa c'è Accedi? La casa di Gioacchino. Gioacchino da Piove, che se non è stato fatto santone è per invidia di alcuni. Allora, vescovo di Occidente, io lo prego come santo, voi fate come volete. Ma sapete dove calpestate adesso nel 1864 qui c'era? Subito dopo l'unità d'Italia. Qua c'era una casetta e dentro qua c'è stata la prigioniera, la più grande brigantesca d'Italia. Prima delle campagne erano invalidati, suonati da voi, bacchette rullate, soprassapelle e trapa, facili festa, voi gente rimaniti, un migliaio, a palla fine, parolassa testa. Arriviamo, se aure un buon mattino, girando se uve uve un paese, n'accontentava in un bicchiere di vino, non piatta mezz'ora per le spese. I guaglione con noi fanno festa, con le guaglione se vanno a ballare, nessuno è loro, non su resta, con la tarantella. Si cercasse la serata. Giriamo il tuo giorno fino a notte, se fermano solo per dire, vivere e mangiare, con le perne in mano e spazio chiuse porte, solano invitano i cieli a ballare.
e metto il marinaio, sono casolisi di su, due tamburi e una cassa, se vanno tutte le peste riprese, inelessente, ha mai incontrato passi. Sono pari prima, non mi fermare, che ha preso l'uomo di Sicciacuce, una rota e gente facente, un pescialato, se lo picchiai vino, ogni volta al surge. Giorni di giorni, È il primo anno in Gidio che sei qui, sono capitato. Vengo da Pontasco. Vedi, abbracciamo tutti i paesi della del circondario cosentino. Grazie.